Abbiamo un altro dato di fatto, che l'avventura scientifica è in corso, in ballo, lo abbiamo detto, investimenti, tecnologie, un colossale sforzo industriale e anche in Italia ce ne sono dei pezzi davvero significativi. Avi è un'impresa aerospaziale, è un'azienda quotata in borsa a Milano, che si occupa di progettazione e realizzazione di lanciatori spaziali. Il prodotto di punta di Avio si chiama Vega, è un lanciatore di piccole dimensioni dedicato al lancio di satelliti piccoli destinati prevalentemente ad applicazioni di osservazione della Terra. Gli altri prodotti portanti dell'azienda sono in genere i sistemi propulsivi, motori che utilizziamo non solo per il lanciatore Vega, ma anche per esempio per il grande lanciatore pesante europeo che si chiama Ariane. In Italia abbiamo circa 1000 dipendenti, sono quasi tutti qui presso il sito di Colleferro. In realtà abbiamo anche delle fabbriche in Guyana francese. La Guyana francese è un territorio nell'America Latina, nord del Brasile, collocato esattamente sull'equatore ed è dove l'Europa ha il suo centro spaziale, ovvero da dove ci sono le rampe di lancio dal quale lanciamo questi prodotti nello spazio. Il motore che vedete alle mie spalle si chiama P120 ed è il propulsore principale di tutti i lanciatori spaziali europei. Ed ha una caratteristica particolare, è il più grande propulsore spaziale mai realizzato al mondo in fibra di carbonio. La fibra di carbonio naturalmente conferisce una grande leggerezza a questo propulsore che nel nostro campo è molto importante. E in queste fabbriche si realizza il manufatto, diciamo, dell'involucro del motore attraverso l'avvolgimento di un filo di carbonio realizzato da noi e brevettato come tecnologia. Oggi essere parte della crescita di questa industria dello spazio è qualcosa di strategico per qualunque paese. Perché? Perché il futuro ci porterà delle tecnologie e delle competenze che ci consentiranno di vivere meglio sulla Terra e si creeranno attività future per l'uomo per i decenni a venire che richiederanno la capacità di accedere allo spazio. Dunque, voi pensate che esistono solo 6 paesi al mondo in grado di lanciare un oggetto dello spazio e l'Italia è uno di questi 6.